Si è svolto a Giulianova l'evento di premiazione delle 40 aziende vincitrici della seconda edizione del Best Value Award Abruzzo, progetto nato dall'intuizione del team di imprenditore Smart, che da 5 anni sta promuovendo l'idea di una cultura della creazione di valore aziendale. Questa è la seconda edizione, l'anno scorso purtroppo non l'abbiamo fatta in presenza. Però ecco, per noi l'Abruzzo è una regione molto, molto importante perché comunque siamo partiti dalle Marche, ma avevamo comunque come obiettivo di estendere la ricerca all'Abruzzo. E l'obiettivo diciamo, di questa ricerca è di sensibilizzare gli imprenditori sul tema del valore aziendale. Il progetto è nato da una constatazione molto evidente: il 98% degli imprenditori non conosce il valore della propria azienda, però sappiamo che le decisioni più importanti che gli imprenditori saranno chiamati a prendere nel prossimo futuro, diciamo, sono decisioni legate al valore aziendale. Di questo abbiamo calcolato il valore, nel 2021, l'abbiamo messo in relazione al valore dell'anno precedente. E abbiamo calcolato il tasso di variazione del valore. Quest'anno le imprese finaliste sono state selezionate su un campione di oltre 6.000 aziende che hanno espresso un valore globale di 13,2 miliardi di euro. L'analisi dei dati sulle aziende di quest'anno dimostra che gli imprenditori abruzzesi sanno valorizzare le loro tradizioni senza mai perdere le opportunità di innovazione, senza rinunciare alla qualità e alla creatività. Le aziende sono state raggruppate in 5 cluster. Abbiamo le aziende leone, che sono le aziende che hanno un valore superiore a 100 milioni, abbiamo le aziende tigre, che hanno un valore compreso tra 50 e 100, le aziende pantera, un valore tra 10 e 50, e poi le aziende ghepardo tra 5 e 10 milioni. Questa sera abbiamo premiato le migliori 40 aziende, quindi 10 per ciascuna categoria, e poi la novità di quest'anno è l'introduzione della categoria aziende lupo. Si tratta delle aziende per le quali la crescita di valore è stata indagata non sul biennio ma sul quinquennio, quindi sui 5 anni precedenti. Quindi abbiamo queste aziende che hanno mostrato, diciamo, una crescita importante, ma, diciamo, sostenuta nell'arco di un quinquennio.